Lo scorso 10 novembre la commedia partenopea di ieri e di oggi si è rivelata nel suo antico splendore all'interno della brillante cornice del Teatro Tostiano di Ortona. In scena lo Scarfalietto, scritta da Edoardo Scarpetta nel 1881, è valutata come una delle commedie napoletane più divertenti di tutti i tempi. Sul palcoscenico 13 attori di grande professionalità, giovani e meno giovani che, recitando in un napoletano assolutamente comprensibile, hanno offerto al numeroso pubblico di Ortona il trionfo di scene gag esilaranti, cariche di quella verve che soltanto il teatro napoletano sa offrire. La commedia è stata rivisitata da Geppi Gleieses, che ne firma l'adattamento e la regia, oltre a prenderne parte attiva come attore e che, dinanzi alle nostre telecamere, ne spiega il retroscena e annuncia altri imminenti lavori. Con grande passione, amore, con un artigianato maturato negli anni, ci siamo dedicati a fare uno spettacolo bello e fortunato, e il pubblico di Ortona stasera ce l'ha confermato, è un pubblico dal palato fino. Ho iniziato a recitare 35 anni fa, non pochi anni fa, anche da tanti anni, ma insomma sono cose, Edoardo diceva tavola tavola, chiodo chiodo, non sono fiascoli che si abbuffano, è una cosa per volta. Il prossimo lavoro è, ora sono sugli schermi con un film che si chiama Gorbaciov insieme a Tony Servilio, è un bel film che è andato bene, è andato a Venezia, ha fatto una bellissima figura, e il prossimo studio che farò è Mercatello Affarista di Balzac, la regia di Antonio Cavalli. Domani siamo a Sulmona e spero di tornarci presto, perché amo molto l'Abruzzo, ho una casa in Abruzzo, ci sono quasi nulla, arrivi sotto. La nuova stagione teatrale è curata dal consigliere comunale al teatro e alle manifestazioni Massimo Paolucci, che assicura una nuova gestione operativa del Teatro Tosti. A fianco di Gleieses si sono avvicendate abili attrici come Marianella Bargilli, nel ruolo di Amalia, una giovane ma già consolidata realtà del teatro italiano. Invece nessuna presentazione è necessaria per colui che in scena veste i panni di Felice Sciosciammocca, uno dei migliori comici tra i grandi napoletani di questi anni, Lello Arena. Se venire a Ortona e trovare una sala tutta piena di gente che per due ore e mezza lì dall'inizio alla fine, come dire, è una buona ricompensa per un lavoro duro come il nostro, ma insomma che merita tutto questo entusiasmo quando poi insomma si arriva a fare cose come quelle della smorfia, ci vuole solamente talento, ci vuole passione, ci vuole l'idea di lavorare per creare una nuova realtà teatrale e non per diventare più belli, più bravi, per averci più soldi, per acchiappare ragazze più facilmente, sono tutte cose che purtroppo se succedono, succedono per effetto collaterale, per cui molti comici di oggi credo che così avrebbero molto piacere se le cose effettivamente cambiassero. Purtroppo con la comicità non si scherza, perché è una cosa molto seria. Più che la garetta è lo studio. Le cose uno le deve creare, le deve coltivare, le deve capire, deve sentire le cose prima che il pubblico le senta, quindi il problema è quello, non è il fatto di fare la gavetta, di fare sacrificio, di soffrire, sono tutte cose che non piacciono a nessuno, ma studiare invece, scrivere, prepararsi per ottenere degli effetti, questo è fondamentale, chi non lo fa è un pazzo. Le regie, ma regie di cose piccole, di cose che non fossero dei film, poi tutti i film dove ho lavorato comunque mi hanno sempre chiesto di lavorare sul mio personaggio, quindi se non è proprio una regia è una cosa che ci somiglia. Per adesso tutti mi dicono che devo recitare e io recito volentieri. Molti lo ricorderanno negli anni 70 con La Smorfia, a fianco con Enzo De Caro e l'indimenticabile Massimo Troisi. E a proposito di Troisi, non potevamo non esigere una parola, un ricordo, un'emozione. E lui, Lello Arena, come se il sipario d'Ortona non fosse mai calato, ci ha risposto così. Se io rispondessi con le parole, finirei per dare una risposta che invece poi ognuno di voi conosce molto bene. Cioè,
ognuno di voi sa che cosa è stato Massimo per lui, sa che cosa è significato avere a che fare con un artista, con un talento, con un poeta, con un pazzo come lui. E quindi se io, come dire, dissi una risposta personale, vi lederei questo momento, che invece è un momento importante, perché tu fai la domanda e se ognuno di voi, invece di sentire la mia risposta, si chiede per un attimo quanto e che cosa ha fatto sì, ha fatto succedere Massimo nella vita di ognuno di noi, ognuno ha la sua storia con Massimo. E questa è una cosa meravigliosa, perché se questo mondo è un po' migliore di quello che poteva essere, è un mondo nel quale Massimo c'è stato, quindi questo, e c'è soprattutto. Certo. Avete capito con chi avete a che fare?